Siamo presso ad hoc Brindisi, ho al mio fianco l'avvocato Rossana Paladino. In una delle dei precedenti incontri abbiamo parlato delle attività precipue, specifiche dello sportello, uno sportello ad hoc, lo sportello bancario e del sovraindebitamento. Beh, parlando di banche, il pensiero va alla annosa questione della Banca Popolare di Bari. Come vi state muovendo? Allora, noi abbiamo avviato inizialmente dei tentativi di percorsi di risoluzione stragiudiziale della questione con Banca Popolare di Bari, inviando numerose diffide, cercando un dialogo e soprattutto perché... mi perdoni, intanto diciamo a beneficio dei nostri telespettatori sul web e in TV, riassumiamo proprio telegraficamente la vicenda, inquadriamola di modo che poi possiamo comprendere come vi state muovendo. Allora, negli anni tra il 2013 e il 2015 sostanzialmente Banca Popolare di Bari ha immesso sul mercato dei titoli azionari e obbligazionari emessi dalla banca stessa, quindi erano titoli creati dalla banca e messi sul territorio a beneficio dei piccoli azionisti, piccoli, medi, ma a volte anche grossi imprenditori. Queste azioni avevano delle problematiche, nel senso che erano titoli cosiddetti liquidi, cioè titoli ad alto rischio, e inizialmente venduti come titoli da poter dare ad una clientela retail, quindi risparmiatori, piccoli risparmiatori, ma in realtà il titolo si è dimostrato subito non più vendibile sul mercato, quindi in pratica chi detiene le azioni di Banca Popolare di Bari non è più in condizione di negoziarle sul mercato e quindi di venderle e di rientrare in possesso del proprio capitale. La banca aveva venduto queste azioni sostenendo che il risparmiatore che le avesse acquistate sarebbe rientrato tranquillamente nel giro di un medio periodo di 5-6 anni nel capitale investito, anche facendo dei buonissimi investimenti e quindi ricavandoci degli interessi cospicui. In realtà questo non è avvenuto, sappiamo benissimo che poi Banca Popolare di Bari è stata commissionata nel dicembre dell'anno scorso e poi è stata messa in piedi un'operazione di salvataggio da parte dello Stato attraverso il Mediocredito Centrale. E questa situazione però oggi la vediamo in maniera molto chiara, ma negli anni in cui noi abbiamo cominciato a lavorare anche i giudici dei tribunali facevano fatica a capire che dietro tutta questa vendita di titoli, emissione di titoli sul mercato ci fosse un dolo sostanzialmente. Ecco, avvocato, diciamo abbiamo inquadrato questa situazione, vediamo come appunto vi state organizzando, quali, come dire, le contromisure messe in campo. Abbiamo avviato dei tentativi di trattativa, ma la banca non ha voluto cedere ad alcun tipo di discorso transattivo. Dopodiché abbiamo avviato poi gli arbitrati finanziari presso la Consob, arbitrati finanziari che hanno avuto tutti esito positivo, quindi abbiamo vinto in tutte le sedi e in tutti gli arbitrati e con un esito di condanna della banca a restituzione del controvalore dei titoli. L'arbitrato finanziario purtroppo non è un rimedio giudiziale immediatamente esecutivo come al pari di una sentenza e quindi abbiamo dovuto d'altro canto poi, per poter ottenere il vero e proprio risarcimento, e costituirci parte civile sia come ad hoc ma sia anche come singoli risparmiatori nel processo che si è avviato l'estate scorsa a carico dei Jacobini padre e figlio. In quella sede sono stati sequestrati 5 milioni di euro di patrimonio degli Jacobini, quindi lì stiamo facendo valere in prima istanza le nostre rimostranze. D'altro canto poi stiamo avviando, per chi ha interesse a farlo in maniera più celere, senza voler aspettare l'esito del giudizio penale, stiamo avviando anche le cause civili.